Ciao a tutti ragazzi, io sono sempre Luisa e benvenuti in questo nuovo video. Il video di oggi parlerà di soldi. Oggi andiamo a capire assieme il perché non riesci a manifestare denaro nonostante tu ritenga di non avere credenze limitanti sui soldi. Primo motivo per cui non riesci a manifestare i soldi: ritieni che il denaro non sia energia pulita. Questo che vuol dire? Vuol dire che probabilmente da piccolo ti hanno insegnato che i soldi non crescono sugli alberi, che il denaro si guadagna con la fatica, con il duro lavoro e che chi ha i soldi ce li ha perché magari fa qualcosa di illegale, se li guadagna in maniera non onesta oppure semplicemente li ha ereditati e quindi non ha meriti nell'avere quel denaro. Ecco, tutte queste credenze limitanti a volte rimangono latenti nella nostra mente, non ci rendiamo conto di averle fino a quando non emergono in determinati contesti, come ad esempio quello dei social. Infatti, motivo numero due per cui non riesci a manifestare soldi è il giudizio che hai nei confronti di chi soldi ce li ha o nei confronti di chi ritieni abbia i soldi. Se hai TikTok, segui comunque YouTube Italia, le influencer, Instagram, eccetera, ti sarà capitato di guardare, di vedere dei commenti sotto i video, le foto di queste persone, in cui, c'è scritto, ad esempio, vai a trovarti un lavoro vero, guarda questi soldi, chi te li ha dati? Il papi, cose del genere. Quindi commenti di critica nei confronti, dei soldi presunti di queste persone. Se sei una di quelle persone che fa questi commenti, pensa queste cose, si ritrova al bar con gli amici a criticare tutte queste persone, ecco, il motivo per cui non manifesti denaro è proprio questo, perché stai in quel momento emanando un'energia di che schifo i soldi, che schifo le persone che hanno i soldi, quindi non ti lamentare se poi effettivamente l'universo non ti dà quello che desideri. Dovresti invece tentare di vedere il bello in tutto ciò, di apprezzare quello che gli altri hanno, cercare di capire che il fatto che loro abbiano i soldi non toglie possibilità a te e cercare di capire che anche tu un domani potresti raggiungere il suo stesso livello di fama, di successo e di possibilità, diciamo, economiche. Stessa cosa vale nei confronti, ad esempio, dei calciatori, degli attori. Se sei una di quelle persone che critica tutte quelle persone che hanno fatto della loro passione il loro lavoro, è peggio per te, mio caro. Perché in quel caso dovresti farti una domanda, dovresti chiederti: se io avessi la possibilità di fare della mia passione il mio lavoro e guadagnare davvero bene, lo farei? E ti assicuro che la tua risposta sarebbe sì. Perché dai, non ci prendiamo per il culo, è ovvio che chiunque davanti a questa scelta risponderebbe di sì. Ciò non significa lavorare poco, non affaticarsi, eccetera, ma significa svegliarsi con il sorriso ed andare a lavorare facendo qualcosa che ci piace. Quindi, insomma, rivedi un po', tutte queste tue credenze limitanti, riflettici e soprattutto fai attenzione a come parli, e a quello che dici nei confronti degli altri. E terzo motivo per cui non riesci a manifestare soldi è che hai una mentalità da povero. Cosa vuol dire? Vuol dire che magari hai fatto un ordine online di vestiti da sera, di giocattoli, non lo so, hai una collezione, hai speso soldi per uno dei pezzi di questa tua collezione, subito dopo ti sei sentito in colpa. Ecco, questa è una mentalità da povero. È ovvio che nel caso in cui tu abbia una famiglia, eccetera, tu debba mettere magari il bene, non lo so, dei figli prima del tuo e quindi fare dei calcoli, privarti di qualcosa, assolutamente, però al contempo il fatto di sentirti in colpa per un qualcosa che hai acquistato per te stesso denota un senso di colpa ed un senso di io non merito quello che ho comprato. Non merito di spendere soldi per me stesso o per me stessa. Dobbiamo capire che tutto ciò che noi spendiamo in funzione di noi stessi per il nostro bene in realtà ci torna indietro. Sia perché l'energia torna sempre indietro, non si crea, non si distrugge,
ogni volta che spendi una somma di denaro, tu devi pensare che ti tornerà triplicata, a maggior ragione quando fai del bene. Questa è una cosa che noto, in particolare quando fai una donazione, aiuti il prossimo, quella somma ti torna sempre indietro. Ma devi anche pensare al vantaggio che otterrai nell'aver speso quella somma. Per esempio, hai fatto un ordine online di vestiti. Ecco, ciò significa che quando quei vestiti li indosserai, ti sentirai una strafiga. Il tuo self-concept aumenterà e di conseguenza riuscirai a manifestare tante cose belle perché ti senti strafiga, meritevole di attenzioni, meritevole d'amore, eccetera, eccetera. Quindi in realtà ogni volta che spendiamo soldi per noi stessi, lo facciamo, cioè c'è sempre un guadagno, ecco, in termini di self-concept, in termini di come noi ci sentiremo. Quindi questi erano i miei 3 punti. Spero che ci rifletterete. Lasciate nei commenti una vostra riflessione sul denaro, se volete. Io vi ricordo che potete iscrivervi al gruppo Facebook iLU Community o al profilo Instagram iLU-YouTube. Vi mando un bacio e ci vediamo al prossimo video.